Nuove precisazioni sul Green Pass obbligatorio, regole, controlli, sanzioni. Con una circolare il Viminale ha chiarito alcuni aspetti sull'uso della certificazione verde nei luoghi in cui è obbligatorio averla. Il controllo del Green Pass è obbligatorio da parte dei gestori di attività come ristoratori e bar, mentre la verifica del documento d'identità è necessaria se c'è incongruenza con i dati della certificazione. La verifica dell'identità della persona, spiega il Viminale, ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi. I controlli verranno effettuati inquadrando il QR code del Green Pass con l'app Verifica C19. Ci potranno essere delle sanzioni? La risposta è sì, nel caso in cui il Green Pass fosse contraffatto oppure venisse accertata la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l'intestatario della medesima. La circolare sottolinea come la sanzione si applicherebbe solo all'avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell'esercente. Le sanzioni vanno dai 400 ai 1000 euro sia per i clienti che per i gestori nel caso ci fosse una responsabilità. Inoltre, chi possiede un locale e viola l'obbligo di controllo per almeno 3 volte in 3 giorni diversi potrebbe andare incontro alla chiusura da 1 a 10 giorni dell'attività imprenditoriale. C'è anche il rischio di certificazioni fasulle. Infatti, secondo gli esperti, su Telegram attualmente sono attivi 2500 gruppi che vendono certificazioni fasulle e il seguito dei gruppi è aumentato del 566%. E solo qualche giorno fa la polizia ha sequestrato 32 canali del servizio di messaggistica istantanea. In questo caso si dovrà rispondere dell'accusa di falso. E proprio il Viminale, in vista del weekend di Ferragosto, ha esortato alla massima attenzione sulle verifiche per il Green Pass. Per questo saranno numerosi gli agenti delle forze dell'ordine pronti agli accertamenti in ristoranti, bar o locali, nelle zone della Movida e nelle città delle vacanze, anche per evitare una risalita dei contagi che metterebbe a rischio la ripresa delle attività in autunno. Ma dov'è obbligatorio esibire la certificazione verde? In Italia è richiesta per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a strutture sanitarie assistenziali, spostarsi in entrata ed uscita dai territori classificati come zone rosse o arancioni. Serve inoltre per il consumo al tavolo al chiuso, per eventi e competizioni sportive, musei, piscine, palestre, centri benesseri, centri termali, parchi tematici e di divertimento, oltre al sale gioco e scommessa. Il Green Pass poi dal 6 agosto è obbligatorio anche per partecipare a sagre e fiere, anche se all'aperto. Qui si effettueranno controlli a campione e la sanzione, nel caso di inadempienza, sarà rilasciata solo alla persona trovata priva di certificazione. Capitolo alberghi. I clienti possono accedere ai servizi offerti dalla struttura senza mostrare il certificato, mentre il Green Pass è obbligatorio per usufruire di servizi come piscina, palestra e centro benessere. Per questo gli esperti, anche in vista del Ferragosto, consigliano di scegliere località montane o comunque dove c'è disponibilità di grandi spazi aperti. Anche il mare resta luogo sicuro, ma la prudenza non deve mancare. Dal 1 settembre poi, via all'obbligatorietà del certificato verde anche per scuole, università e trasporti.